mercato politico e della propaganda elettorale. Ne parleremo insieme perché secondo me c'è anche qualche possibilità di collaborazione, non solo tra la redazione e questa nuova impresa di Sergio Bellucci, ma anche con il mondo e degli edicolanti. Sentiremo appunto da lui, apriremo un confronto. È comunque sempre stimolante avere dei suggerimenti e delle indicazioni da chi si occupa sempre di editoria e mass media e quindi ha sicuramente svolto qualche riflessione interessante in questa direzione. Bene, allora ancora una breve pausa musicale, noi ci risentiamo tra poco, quindi con lo spazio dedicato alla rassegna stampa.
Bene, allora alle 10:20 in punto questa mattina, quindi perfetto orario, come avete sentito dalla sigla, apriamo il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa, oggi appunto mercoledì 6 settembre. E sono diverse le notizie sulle prime pagine dei giornali, prosegue lo scontro sui vaccini innanzitutto, ora contro il Veneto c'è la diffida del governo, mentre il governatore Zaia insiste, la moratoria regionale non violerebbe la legge. Tanto la cronaca registra un dramma, una bambina di 4 anni, Sofia Zago, è morta di malaria all'ospedale di Brescia dopo essere stata inizialmente ricoverata a Trento. Per i medici la morte della bimba è ancora un mistero, non avendo la sua famiglia mai frequentato paesi a rischio. A Trento erano ricoverati 2 bambini malati di malaria, poi guariti, ma non si sa nulla di certo sull'eventuale contagio, anche perché appunto il contagio non avviene tra persone. Questo va ricordato, alcuni esperti parlano degli effetti dei cambiamenti climatici che potrebbero aver riportato la malaria in Italia attraverso la zanzara anofele. Nonostante i tanti dubbi e misteri sul decesso, la notizia è stata subito usata per lanciare l'allarme malaria a livello nazionale e soprattutto per infocolare la xenofobia. Dopo la miseria portano le malattie e il bruttissimo titolo di apertura di Libero, esemplare di tutti gli altri quotidiani di destra, che appunto non soltanto fanno propaganda ma danno spazio e spingono su delle vere e proprie falsità. Sulla stampa il commento di Mattia Feltri, i giorni della febbre ogni anno vengono importati in Italia, scrive Feltri, 637 casi di malaria, la maggior parte dei quali attraverso voli commerciali e non i barconi. Meno in evidenza, fatta eccezione per il Manifesto che usa il titolo, appunto, usa e getta, scusate il bisticcio di parole. Un'altra notizia importante è quella che riguarda la decisione di Trump di cancellare il piano di accoglienza di Obama a sostegno dei bambini immigrati. È la fine di un altro sogno di integrazione per l'ex presidente. La decisione di Trump è sbagliata e crudele. In Italia il governo intanto prepara la legge di bilancio. L'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni pensa a nuovi sgravi per le imprese, mentre prosegue il confronto tra governo e sindacati sul lavoro. Il ministro Poletti ha annunciato nuove misure per i giovani e domani si riprenderà a parlare anche di pensioni, ma non c'è un quadro omogeneo né un progetto organico di rilancio, nonostante la ripresa economica e la critica della CGIL che ha espresso appunto le sue osservazioni in una intervista questa mattina sulla stampa di Roberto Giovannini a Susanna Camusso. Il governo non riesce a creare un futuro per i giovani, questo è il titolo, siamo un paese malconcio, non siamo stati capaci di investire sulle sue ricchezze, sulle sue competenze, non abbiamo costruito possibilità di futuro per i giovani. Secondo Susanna Camusso non è accettabile che vadano all'estero 100.000 ragazzi l'anno, come non è accettabile il deterioramento del clima democratico con un continuo sdoganamento di valori e linguaggi xenofobi e fascisti e la creazione di finte emergenze come quella dei migranti. Un'intervista da leggere, quella di Camusso, perché spazia su diversi temi, sicuramente quelli del lavoro e dell'economia, ma anche gli approfondimenti sulle politiche fiscali. Ci sarebbero risorse per misure più efficaci, chiede appunto Giovannini. In 3 anni sono stati dati 40 miliardi alle imprese, 18 miliardi per il Jobs Act, dice Camusso, hanno tolto l'IMU sulla prima casa, anche ai ricchi, sono state sperperate risorse che non hanno dato risultati sul lavoro e hanno aumentato le disuguaglianze. Le dichiarazioni dei redditi dell'anno scorso, aggiunto Camusso, dicono che 1 milione di lavoratori hanno perso il bonus degli 80 euro, che era l'unica concessione per il mondo del lavoro. Ed ora passiamo a una notizia sempre che riguarda il mondo del lavoro, trattata dalla stampa. Francesca Schianchi, che titola il suo pezzo "Compra una borsa, vinci uno stage", la vicenda della Carpisa che ha lanciato una strana lotteria, una specie di lotteria dedicata a ragazzi tra i 20 e i 30 anni per guadagnare un mese di tirocinio che propone dal suo sito
l'azienda di pelletteria accessori moda con 600 punti vendita nel mondo, però appunto subordinato all'acquisto di un prodotto dell'azienda. A indignare il mondo del web è un bando in scadenza oggi, tra l'altro, per ottenere uno stage di un mese a 500 euro più alloggio in foresteria e pranzo in mensa aziendale all'ufficio comunicazioni dell'azienda a Nola, in provincia di Napoli. Per candidarsi però non bastano studi adeguati e tanta buona volontà. In questo caso bisogna prima acquistare una borsa della collezione autunno-inverno che dia il diritto al codice gioco. A quel punto bisogna elaborare un piano di comunicazione professionale tenendo conto di una dettagliata griglia di fattori, dall'evidenza degli obiettivi del lancio all'analisi del posizionamento del brand al dettaglio delle tattiche ed elenco delle azioni di comunicazione. Infine, inviare i dati personali e il proprio curriculum. Questo è quanto scrive appunto Schianchi sulla notizia di Carpisa. Sul Corriere della Sera invece Lorenzo Salvia fa il punto della trattativa tra governo e sindacati. La posizione ufficiale del governo resta la stessa, il meccanismo che lega l'età alla pensione, alla speranza di vita, non si tocca e quindi nel 2019 la soglia dovrebbe salire a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad oggi. Ma dietro la linea della fermezza la trattativa in corso e ha subito una robusta accelerazione qualche giorno fa quando l'azionista di maggioranza del governo, il segretario PD Matteo Renzi, ha fatto sapere che sulle pensioni un segnale ci vuole. Sarà come tutte le altre trattative in prossimità della legge di bilancio, poi alla fine è un vero e proprio mercato delle vacche. Ricordiamo che per il momento il governo è partito da una cifra, anche se non ufficialmente, intorno ai 25 miliardi, quindi le briciole che resteranno verranno destinate a questa benedetta adeguamento delle attese di vita e quindi 5 mesi in più o invece 5 mesi in meno rispetto a quanto ha in mente il governo, lasciare tutto così com'è. Staremo appunto a vedere quale sarà la scelta del governo. Bene, allora noi chiudiamo qui questa rassegna stampa, tra poco l'intervista a Sergio Bellucci in diretta dai microfoni di Radio Rete Edicole. Per il momento una breve pausa musicale. Born a lover you've made, to mourn a lover.